sulla commissione banchi non ci dice nulla? Forse non ci sarà tempo nemmeno di sentire Ghizzoni, più sicura, più tranquilla. Oggi intanto è stato nominato presidente, una bella scelta, autorevole, quindi speriamo che possa lavorare. È preoccupato dall'idea che il fatto è potrebbero. Siamo convinti che la commissione debba lavorare, debba fare chiarezza. Noi non abbiamo paura di fare, quindi non c'è niente da chiudere. 5 mesi sono pochi, ma non sono pochissimi. Volendo lavorare si può lavorare molto. Ci sono molte cose da fare, molte persone da udire, molte crisi bancarie da studiare, da indagare, e credo che noi potremmo dare un contributo utile alla verità. Pure Ghizzoni sul caso Banca Etruria? Questo lo valuteremo tutti insieme. Io credo che non ci saranno alcun tipo di omissioni. Le crisi che hanno segnato la storia di questo paese, le crisi bancarie, sono tante. Ovviamente credo sia necessario partire da quelle che sono all'origine di tutto, quindi da qualche anno fa, per arrivare fino ai giorni nostri. Insieme a tutti gli altri partiti valuteremo chi audire. Credo che sia giusto andare fino a fondo a tutte le vicende che hanno segnato questo paese.